Benvenuti a questa nuova conversazione da remoto promossa dall'Associazione Culturale Anassi Laos e dallo Spazio Open sotto il patrocinio dell'Istituto Calabrese di Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea e della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Oggi parleremo di tre patrioti calabresi: Giannandrea Romeo, Pietro Aristeo Romeo e Stefano Romeo. Giovanni Andrea Romeo nacque a Santo Stefano in Aspromonte il 4 luglio 1786 da Gabriele Rosa Suraci. Il padre, un medico molto conosciuto oltre che giudice di pace, si schierò in favore della Repubblica Partenopea. Giannandrea, insieme al fratello Domenico, maturò in un ambiente familiare intriso di valori repubblicani. E quando si affermarono i francesi a Napoli, entusiasta si arruolò nell'esercito murattiano come ufficiale del genio e alla sua famiglia furono riconosciuti ruoli nel governo locale. Un fatto epocale se si pensa che Santo Stefano era stato feudo del Ruffo fino al 1806. Giannandrea, tornato in Calabria, assunse il comando dei volontari armati del suo distretto per contrastare il brigantaggio filo-borbonico. E sempre nel 1806 fu nominato aiutante di campo del generale Renier in Calabria Ultra. Dopo essere stato imprigionato nel castello di Pizzo a seguito della restaurazione, fu scarcerato beneficiando della politica di pace. La famiglia Romeo è espressione di un notabilato locale forte avvantaggiato da una consistente rete relazionale. Giannandrea entrò nella Carboneria nel 1811 e nel 1816 sarebbe divenuto Gran Maestro. Nel 1811 sposò Caterina Marra e ebbe sette figli, il più noto è Pietro Aristeo. Durante il moto dell'estate 1820, Romeo insieme ad altri liberali occuparono le istituzioni locali. Subito dopo il pronunciamento di Nola del 1 luglio 1820, ma tutto fu vanificato dalla disastrosa sconfitta dell'esercito costituzionale del marzo 1821. Successivamente, dopo l'energica repressione poliziesca da parte del regime borbonico, la famiglia Romeo avviò anche un'impresa commerciale per potersi sostenere dalle gravi perdite economiche, ma fu ulteriormente danneggiata dal conflitto commerciale che si venne a determinare tra Ferdinando II e gli inglesi. Il loro impegno comunque non venne mai meno e politicamente entrarono a far parte del grande movimento liberale. Nella relazione con gli autonomisti siciliani, predivissero il loro rapporto per costruire insieme un percorso rivolto a affermare attraverso un moto insurrezionale la Costituzione. Nel 1847 il moto fu organizzato per il 2 settembre, ma come ben sappiamo il moto fu inizialmente un successo, ma poi fu schiacciato nella repressione più sanguinaria da parte delle truppe borboniche. Il fratello minore di Giannandrea fu prima ucciso e poi decapitato e la testa fu trascinata per le vie sopra una picca, per le vie di Reggio e infilzata poi nella cancellata del carcere comunale della città dello Stretto. In quella circostanza Giovanni Andrea aveva dato grande capacità di organizzatore e forza negli ordini per organizzare quella che doveva essere una inizio. Dopo la morte di Domenico e dei patrioti reggini che furono fucilati sul posto, Giannandrea con il figlio Pietro Aristeo si avviò all'esilio e fu ospitato in quel di Torino. Nella realtà piemontese ebbe modo di maturare tutta una serie di idee e una struttura anche politica, da un punto di vista squisitamente programmatico.
Pertanto entrò in contatto con numerosissimi patrioti, tra i quali anche lo stesso Mazzini. Vale la pena ricordare che nel 1848, dopo che si era consumata la frattura nel Regno delle Due Sicilie tra i costituzionalisti, possiamo dire i cosiddetti anche quindicini, che per lo più erano calabresi, e Ferdinando II, Romeo fu nominato nell'Assise di Torino presidente della rappresentanza meridionale al Congresso nazionale per la Confederazione italiana. Tra l'altro, nell'assemblea sostenne la proposta a favore del suffragio universale maschile e maturò il giudizio negativo sull'idea di un'Italia giobbertiana. Sempre nella capitale torinese, dove affluivano i fuoriusciti calabresi, organizzò una struttura che aveva come compito quello di aiutare gli emigrati calabresi e di sostenerli sia da un punto di vista materiale che morale, insieme al Roccellese Casimiro De Lieto. Giannandrea Romeo viaggiò moltissimo insieme al figlio Pietro, come abbiamo già detto. Pietro in particolare si avviò alla professione di ingegnere in quel del Piemonte, portando avanti una serie di progetti e compartecipando alla costruzione, progettazione ed esecuzione della linea ferroviaria che collegava il Piemonte all'Emilia-Romagna. Vale la pena anche ricordare che Giannandrea Romeo fu nominato plenipotenziario da Camillo, conte Benso di Cavour, per incontrare insieme a Francesco Stocco e Tito Saliceti Luciano Murat, per raccogliere eventualmente la sua disponibilità a sostituire Ferdinando II sul trono di Napoli. Successivamente, Giannandrea rimase sotto certi aspetti silente, in attesa che la macchina organizzativa dell'impresa dei Mille si avviasse, ma allo stesso tempo svolse una funzione molto importante di raccordo tra i patrioti e all'interno del movimento degli esuli calabresi che si trovavano in Piemonte. Ebbe un ruolo preminente. Dopo il successo dei Mille, che trovò il suo fondamento anche nell'adesione della maggior parte delle famiglie del notabilato calabrese, dopo una lunga e attenta preparazione, Giovanni Andrea Romeo fu chiamato dallo stesso Garibaldi nel governo garibaldino, prima come amministratore generale delle acque, delle foreste e della caccia, e in seguito col prestigioso ruolo di consigliere di Stato. Successivamente, nelle prime elezioni del Parlamento unitario, il figlio di Giovanni, Pietro Aristeo, fu eletto con i Cavuriani e il nipote Stefano invece con i Radicali, appunto, che sedeva proprio accanto al grande amico Giuseppe Garibaldi. Giovanni Andrea sarebbe morto a 75 anni, pochi anni dopo. La fama certamente di essere una grande famiglia di patrioti, quella del Romeo, è una fama che li anticipò nei salotti della capitale sabauda. Pietro Aristeo, ad esempio, proprio in Piemonte prese contezza della gestione della macchina amministrativa, della progettazione e costruzione della linea ferrata e del suo ruolo per la mobilità e lo sviluppo dei territori. Tra l'altro, Pietro Aristeo partecipò alla seconda guerra di dipendenza nel 1859 e, come abbiamo già detto, fu eletto alla Camera dei Deputati nel collegio di Reggio Calabria. Fu, pensate, tra i promotori dell'abolizione della pena di morte, facendo parte di un gruppo di deputati del neonato Regno d'Italia che percepiva l'abolizione della pena di morte
come un dato imprescindibile per la costruzione di un sistema penale moderno, adeguato a uno Stato che fosse tale. Fu nominato nel 1874 consigliere provinciale e nel 1875 entrò a far parte della Società Geografica Italiana. Morì all'età di 69 anni, tempo dopo il padre. Stefano Romeo è un'altra figura dei cugini Romeo, la figura probabilmente più romantica, l'uomo forte di un'idealità e di un legame ideale con l'agire politico. Medico chirurgo, era stato sospeso da tutte le scuole del regno. Lui era un po' più piccolo rispetto a Pietro Aristeo, classe 1819, e aveva vissuto spesso fuggendo da una città all'altra e scappando poi dal regno delle Due Sicilie perché segnalato alla polizia borbonica. Trovò rifugio nell'impero ottomano, nell'attuale Turchia, soprattutto dopo che vi era stata una importante operazione di contrasto contro i patrioti da parte della polizia borbonica e dell'esercito borbonico, successivamente alla battaglia dell'Angidola che si sarebbe tenuta dopo il 15 maggio 1848, i famosi moti dei Quindicini a Napoli contro Ferdinando II, che era reo agli occhi dei patrioti di non voler concedere la Costituzione che prima aveva in realtà fatto manifestato apertamente come una vera e propria concessione, l'aveva poi successivamente revocata. Pertanto Stefano Romeo giunse a Costantinopoli e ben presto come medico chirurgo si fece apprezzare moltissimo. Uomo che si dedicò sin dal primo momento a attività commerciali del tipo nella distribuzione e nella vendita, compravendita all'ingrosso di cereali, dimostrò una notevole capacità e utilizzò il denaro guadagnato per sostenere non solo i patrioti fuoriusciti, ma per finanziare l'impresa dei. Stefano Romeo nel 1861 fu eletto deputato, sedendo, come abbiamo già detto, accanto a Giuseppe Garibaldi nell'estrema sinistra. In realtà la sua vita da politico fu molto breve, in quanto pochi anni dopo si sarebbe dimesso dall'incarico di deputato e nelle sue polemiche, diciamo nel suo porsi con una forte vena polemica verso l'amministrazione, non solo periferica da parte del neonato Regno d'Italia, ma rispetto anche alle scelte che vennero fatte, lui lamentava che in Calabria agli uomini del Partito d'Azione, cioè a coloro che erano i radicali liberali che avevano fatto la storia del Risorgimento, il neonato governo aveva preferito calderari sanfedisti e soprattutto aveva tenuto a mettere in evidenza che avevano di fatto il governo con le sue funzioni territoriali tenuto non solo sotto controllo i vecchi garibaldini, ma avevano mantenuto un atteggiamento di forte diffidenza verso anche lo stesso Garibaldi. Nelle sue dimissioni si mettono in evidenza, emergono anche con una certa forza quelle che sono gli elementi caratterizzanti della emergente questione meridionale. Lui mette in evidenza che si dimette proprio perché vuole evitare una lusinga ingannatrice verso gli elettori, mostrando possibile la lotta dove non lo è, e alla fine chiuderà il suo intervento
che consegnerà un grande manifesto che verrà affisso all'interno del collegio dove lui è stato eletto, chiuderà con una violenta accusa verso i colleghi parlamentari. Sarebbe morto pochi anni dopo a seguito delle malattie che purtroppo lo attanagliavano per le lunghe privazioni alle quali si era dovuto sottoporre negli anni dell'esilio. Per chi volesse approfondire, può consultare le pagine relative al dizionario bibliografico della Calabria contemporanea, dove troverà le tre biografie di Gianandrea Romeo, di Pietro di Stelo Romeo e di Stefano Romeo, all'interno del sito icsaicstoria.it. Io vi auguro una buona giornata e vi ringrazio per avermi seguito fin qui.